Grazie. Noi cambiamo un po' di stile adesso, occupandoci di, proprio strettamente di teoria economica, allontanandoci molto dalle questioni più concrete di cui abbiamo sentito, su cui abbiamo sentito le due relazioni precedenti. C'è sempre un collegamento tra la teoria e la politica e in qualche modo questo spero che venga fuori da quello che dirò. Esistono diverse concezioni delle crisi economiche e distinguerle e valutarne la validità è essenziale per poter affrontare un dibattito ordinato, sia sull'interpretazione della situazione di crisi, sia sugli interventi di politica economica da adottare. Le concezioni principali delle crisi su cui mi soffermerò sono tre. Prima, come fase normale del ciclo economico, poi come shock imprevisto che allontana transitoriamente dalla posizione di equilibrio, che viene considerata come centro di attrazione forte del sistema economico, e terza, frutto dell'instabilità sistemica delle economie di mercato e anche come effetto di shock, ma senza la tendenza a tornare a una posizione di equilibrio ottimale. Le prime due concezioni sono, considerano le crisi come incidenti di percorso senza effetti duraturi sull'economia, il cui andamento di lungo periodo dipende essenzialmente dagli sviluppi della tecnologia e dalle risorse, l'economia dell'offerta, diciamo, inclusa la popolazione in età di lavoro. La terza concezione, il terzo gruppo di teorie, vede le crisi come fonte di effetti negativi persistenti sull'andamento del reddito e dell'occupazione, sulla convivenza sociale, sulla vita civile e sull'ambiente. Le varie analisi delle crisi hanno dietro di sé differenti concezioni del modo di funzionare dell'economia, presenti tanto nella storia del pensiero economico quanto nel dibattito contemporaneo. Da un lato abbiamo la concezione marginalista dell'economia, come teoria della scelta razionale tra usi alternativi delle scarse risorse disponibili, con tutte le sue varianti, che sono numerose. Nel suo ambito rientrano le prime due linee di analisi delle crisi, come oscillazione attorno a un trend di lungo periodo o come deviazione transitoria da una posizione di equilibrio. Dall'altro lato abbiamo la concezione degli economisti classici del 700-800 di un flusso circolare di produzione di consumo e scambio, una concezione dalla quale è assente il riferimento a livelli di equilibrio di produzione e occupazione corrispondenti al pieno utilizzo delle forze produttive. E soprattutto la tesi di una convergenza automatica verso tali equilibri, garantita dal gioco della domanda e dell'offerta in mercati perfettamente concorrenziali. Nella concezione classica possiamo includere anche la teoria keynesiana, se correttamente interpretata nei suoi elementi caratteristici, e i suoi sviluppi relativi all'instabilità sistemica dell'economia di mercato ad alto grado di finanziarizzazione. La concezione della crisi come fase normale del ciclo economico, seguita dalla depressione, dalla ripresa e dal boom, ha dominato nei primi decenni del secondo dopoguerra, durante quella che è stata chiamata l'età dell'oro, caratterizzata da uno sviluppo più rapido che nei decenni precedenti, il periodo interbellico segnato dalla grande crisi, o in quelli successivi, l'ultimo mezzo secolo, che è una fase di ristagno piuttosto lungo. In quel periodo, per l'età dell'oro, nel dibattito di teoria economica ha prevalso la cosiddetta sintesi neoclassica, un compromesso tra le fondamenta della teoria del valore marginalista e una versione addomesticata della teoria keynesiana. Della teoria marginalista, questo compromesso conserva la tesi di una tendenza all'equilibrio di piena occupazione nel lungo periodo. La teoria keynesiana è reinterpretata come limitata al breve periodo e viene utilizzata per sostenere l'utilità di politiche fiscali e monetarie attive, dirette a contrastare perlomeno le manifestazioni più estreme degli squilibri temporanei. Politiche espansive per contrastare la disoccupazione nelle fasi di crisi e di depressione e politiche restrittive per contrastare l'inflazione nelle fasi di ripresa e di boom. Un esempio tipico di questo gruppo di teorie del ciclo economico è quella proposta da Paul Samuelson, ma ne esistono varie altre di tipo analogo. Queste teorie consistono in modelli matematici basati su equazioni differenziali o alle differenze finite,
che collegano l'andamento del reddito a quello degli investimenti e l'andamento degli investimenti alle variazioni del livello del reddito. Un opportuno valore dei parametri di queste equazioni dà luogo al susseguirsi di fasi di crescita, boom, crisi e depressione, mentre con altri valori dei parametri si possono avere andamenti esplosivi o tendenze verso la stazionarietà. Una fittissima serie di esercizi ha poi complicato il modello di base, introducendo fisco e moneta, commercio internazionale e distribuzione del reddito, per mostrare limiti e potenzialità delle politiche fiscali e monetarie attive. L'ancoraggio alle teorie del valore marginalista è dato dal fatto che le oscillazioni avvengono attorno a un sentiero di equilibrio di lungo periodo, corrispondente a un grado normale di utilizzo delle risorse disponibili, inclusa la forza lavoro, quindi piena occupazione. Secondo le teorie marginaliste, infatti, le variazioni del salario, che è considerato il prezzo della forza lavoro, portano, come per tutti i beni, all'equilibrio tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, ovviamente alla condizione che questo mercato sia caratterizzato da perfetta concorrenza. E quindi la disoccupazione che eventualmente può esistere viene attribuita a un allontanamento dalle condizioni di concorrenza. L'idea della crisi come fenomeni destinati a riassorbirsi è presente nella seconda metà dell'Ottocento e nella prima metà del Novecento tra gli economisti austriaci e svedesi. Una originale variante di questa tradizione è la teoria del ciclo economico proposta da Schumpeter nella prima metà dello scorso secolo e ripresa varie volte nel dibattito più recente, che combina la teoria del ciclo con quella dello sviluppo. Secondo Schumpeter, le innovazioni sconvolgono continuamente l'equilibrio statico, che è caratterizzato da pieno impiego. Inoltre, le innovazioni tendono a presentarsi non come un flusso regolare, ma a sciami, avviando così una fase di crescita generata dagli investimenti delle imprese innovatrici. Queste sottraggono risorse alle imprese tradizionali grazie ai finanziamenti di cui possono disporre, quindi un ruolo importante delle banche e del sistema finanziario, un ruolo attivo delle banche, e all'inflazione che viene prodotta da una domanda di risorse superiore alla disponibilità di risorse. Quando sul mercato arriva la produzione aggiuntiva delle imprese innovatrici, la crescita dei prezzi si tramuta in un calo. Le imprese tradizionali gradualmente sono costrette a uscire dal mercato e ne segue una fase di crisi e depressione. In questo modo i meccanismi di aggiustamento del mercato riportano a un equilibrio di pieno utilizzo delle risorse disponibili, ma con livelli più elevati di produzione e di reddito pro capite, grazie alle innovazioni. Questa teoria ripropone la tesi dell'utilità delle crisi che liberano le risorse necessarie allo sviluppo delle imprese innovatrici, cioè la tesi della distruzione creatrice che abbiamo visto molto diffusa anche dopo la crisi del 2008. Questa tesi, distruzione creatrice, vale se e solo se i meccanismi di mercato assicurano la convergenza verso equilibri di pieno utilizzo delle risorse. Se no la distruzione non è creatrice di nulla, è distruttrice e basta. La stessa condizione deve valere per quanti, come Marshall, consideravano le crisi come necessaria purga dagli eccessi speculativi delle fasi di boom. Quindi delle visioni, positive, tutto sommato, delle crisi come un periodo necessario per un continuo sviluppo del sistema. Il compromesso della sintesi neoclassica, secondo la quale le politiche monetarie e fiscali attive sono utili per stabilizzare l'andamento dell'economia, mentre è necessario affidarsi ai meccanismi di mercato per garantire l'equilibrio di lungo periodo, è sembrato funzionare in pratica nel quarto di secolo successivo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Poi è entrata in crisi con il crollo del sistema di Bretton Woods e la fase di simultanea elevata inflazione e disoccupazione seguita alle crisi petrolifere degli anni 70 del secolo scorso. Si è così verificata l'ascesa del neoliberismo sul piano politico e culturale, del monetarismo e poi della teoria delle aspettative razionali sul piano della teoria economica. Passo quindi alla concezione della crisi come shock imprevisto che porta l'economia fuori dalla posizione di equilibrio. Il fondamento teorico di questa concezione va ricercato nelle teorie delle aspettative razionali, che portano alle logiche conseguenze le tesi proposte in forme analiticamente più rudimentali dal monetarismo di Friedman. Secondo queste teorie, gli agenti economici perfettamente razionali, dotati di informazione completa, tengono conto di ogni elemento che esercita un'azione sistematica sull'economia.
restano esclusi solo gli elementi casuali che possono causare deviazioni stocastiche dalla posizione di equilibrio. Al netto di queste deviazioni stocastiche, il sistema è sempre in equilibrio, un equilibrio in cui le variabili reali, reddito e occupazione, non sono influenzate dai fenomeni monetari e finanziari. E così è stato possibile che il teorico principale delle aspettative razionali, premio Nobel, presidente della American Economic Association, nel 2005 pubblicasse un articolo in cui si sosteneva che le crisi sarebbero ormai scomparse, erano impossibili. Restano possibili invece le crisi derivanti da shock imprevisti. Possono produrre un calo dei livelli di occupazione e di produzione o viceversa esplosioni inflazionistiche come è accaduto in occasione delle crisi petrolifere. In ciascuno di questi casi i meccanismi di un mercato concorrenziale riportano poi il sistema in equilibrio. I sostenitori di questo gruppo di teorie sono contrari a qualsiasi tipo di intervento pubblico nell'economia. Le politiche fiscali e monetarie anticicliche accettate dalla sintesi neoclassica sono considerate inutili in quanto operano in modo sistematico e possono essere previste dagli agenti economici razionali che ne tengono conto nelle loro decisioni e così ne annullano gli effetti. Anzi, la difficoltà di regolare con precisione il ciclo economico, prevedendo correttamente il suo andamento e adottando gli opportuni interventi fiscali e monetari nei tempi esatti e nell'esatta misura richiesta, rende probabili errori nella gestione di politica economica e in questo modo si creano quegli shock che portano l'economia fuori dal suo sentiero di equilibrio. Se si parte dalla tradizionale teoria marginalista del valore della distribuzione, queste conclusioni sono logicamente corrette. Di fronte alle vicende economiche concrete, poi risulta sempre possibile trovare giustificazioni ad hoc per le crisi concrete. Così, ad esempio, di fronte alla crisi finanziaria del 2007-2008, si è giunti a sostenere che a causarla è stata l'introduzione di misure fiscali che hanno causato un aumento della disoccupazione volontaria. Un articolo che sosteneva questa tesi è stato accettato da una delle principali riviste della nostra professione, quelle incluse nella fascia A dell'Anvur, per intenderci. Il problema di tutte queste teorie è che si basano su meccanismi automatici di aggiustamento verso la piena occupazione, che si basano sulle variazioni verso il basso del salario, se c'è disoccupazione il salario è spinto verso il basso, e questo provoca un aumento della domanda di lavoro. Questa relazione inversa tra salario reale e occupazione è stata oggetto di critiche devastanti. Ne ricordo solo le due principali. Keynes ha sottolineato che le prospettive di calo della domanda legate a una riduzione del salario reale, esercitano una pressione verso il basso su consumi e investimenti, quindi su produzione e occupazione. Sraffa ha mostrato che la riduzione del salario reale non rende necessariamente più conveniente l'utilizzo di tecniche a maggiore intensità di lavoro. Un ampio dibattito successivo ha confermato la validità di queste critiche. Veniamo ora alla terza concezione, quella legata all'instabilità sistemica delle economie di mercato, la teoria keynesiana. La teoria keynesiana si basa su una sequenza di relazioni di causa ed effetto. I mercati monetari e finanziari operano in un'ottica di brevissimo periodo che favorisce l'instabilità. Quanto avviene su questi mercati influisce sui tassi di interesse e più in generale sulle condizioni alle quali è possibile finanziare gli investimenti. Le decisioni di investimento vengono prese in un'ottica di lungo periodo, ma i tempi di realizzazione possono poi essere adattati all'andamento dei mercati finanziari. Di conseguenza gli investimenti fluttuano nel tempo, anche perché cambiano nel tempo le aspettative sul futuro, e quindi anche a seconda di elementi contingenti come una variazione della situazione politica. E quindi gli investimenti fluttuano sia perché cambiano le aspettative, sia perché risulta più o meno facile e costoso ottenere i finanziamenti necessari. A sua volta ciò determina oscillazioni nella produzione e nell'occupazione. Inoltre, la teoria keynesiana aggiunge, non vi è alcun motivo per ritenere che queste oscillazioni avvengano attorno a un qualsiasi livello di equilibrio o tendendo verso la piena occupazione. Questi sono due aspetti centrali del contributo di Keynes. Abbiamo così due implicazioni della teoria keynesiana per la concezione della crisi. La crisi come depressione, cioè persistenza nel tempo di livelli anche elevati di disoccupazione, e secondo la crisi come instabilità, episodi di calo dell'occupazione.
Le politiche economiche prescritte consistono quindi sia in un sostegno sistematico ai livelli di domanda aggregata, sia, cosa che spesso viene dimenticata, in interventi di riduzione dell'instabilità. In entrambi i casi non si tratta solo di adottare politiche monetarie e fiscali di volta in volta espansive o restrittive, ma di creare un ambiente di regole e consuetudini favorevoli alla stabilità e allo sviluppo dell'economia. Per fare alcuni esempi, controllo delle attività finanziarie speculative, un esempio è stato l'ostilità di Keynes verso i movimenti internazionali di capitale di breve periodo. A livello nazionale possiamo pensare a una efficiente amministrazione della giustizia, a una burocrazia efficiente, ma anche a una scelta a favore dei tassi di cambio fissi come quella compiuta con Bretton Woods. Poi Keynes stesso suggeriva delle politiche di investimenti pubblici nelle infrastrutture, scaglionate nel tempo a seconda delle necessità, e investimenti pubblici nell'ambiente, sostegno all'istruzione pubblica e welfare diffuso. Tutto questo riduce gli elementi di incertezza nell'economia e favorisce il progresso economico. Dopo Keynes, la teoria dell'instabilità finanziaria sistemica è stata sviluppata da Ayman Minsky. Questi distingue tre tipi di posizioni adottate dagli agenti economici. Le posizioni coperte, in cui ci si attende che il servizio del debito con cui si è effettuato l'acquisto di attività reali o finanziarie sia più che coperto dai redditi attesi. Se io prendo un mutuo per una casa, diciamo, in genere copre una frazione del mio reddito atteso. Le posizioni speculative, in cui il mio reddito atteso è superiore alle rate di rimborso, in condizioni normali, ma può non esserlo se cambiano queste condizioni. Per esempio, quando un'impresa investe, fa un investimento di lungo periodo finanziandosi a breve periodo. Se cambiano le condizioni ai mercati finanziari e i tassi di interesse salgono oltre misura, l'impresa va a gambe all'aria. Il terzo tipo di posizioni, le posizioni ultraspeculative, sono quelle in cui uno o pochi eventi futuri sono cruciali per il servizio del debito. Ad esempio, se compro una bella quantità di oro, lo faccio aspettandomi che il prezzo dell'oro salga nel tempo a un ritmo più rapido del tasso di interesse. Se ho ragione, guadagno anche un mucchio di soldi. Se ho torto e il tasso di interesse sale più rapidamente del prezzo e il prezzo inizia a scendere, ecco che si ha una situazione di fallimento. È quello che è successo nel 2007-2008, quando i prezzi delle case hanno iniziato a scendere, la gente non è riuscita più a ripagare i mutui, tra l'altro in America c'è la regola per cui anche le famiglie possono dichiarare fallimento e quindi rinunciare a pagare, diciamo. E in questi casi quelle che ci vanno di mezzo sono le banche che hanno dato questi finanziamenti, i mutui spesso erano stati anche cartolarizzati. Questa Minsky la chiama fragilità finanziaria di un sistema economico. La fragilità finanziaria quindi dipende dalle proporzioni tra i tre tipi di operazioni. Quando dominano le operazioni speculative e soprattutto la Ponzi Finance, siamo in un regime speculativo. Ora, quel che succede è che le crisi si presentano continuamente, ma, dice Minsky, ogni volta con dei rischi maggiori, perché lo schema di intervento di politica economica è che quando si verifica la crisi lo Stato interviene, come è successo anche dopo la crisi del 2007, gli operatori si rendono conto che se le cose vanno bene loro guadagnano e se le cose vanno male è lo Stato che interviene a colmare il buco. E quindi si indebitano ancora di più. Dopo un periodo di tempo abbastanza breve si tornano a formare degli accumuli di posizioni ultra speculative o Ponzi Finance e il sistema diventa più fragile di prima. Gli operatori finanziari crescono di dimensioni e si corre il rischio di passare da una situazione di operatori too big to fail, troppo grossi per essere lasciati fallire, a una situazione di operatori too big to be rescued, cioè troppo grossi per essere salvati. È quello che è successo nel 2008-2009 alle banche islandesi, ma che in un futuro potrebbe accadere anche a istituti finanziari di paesi più grossi. Ora,
Siamo quindi di fronte alla possibilità che prima o poi si arrivi a una crisi di dimensioni colossali. Questo tipo di crisi non va confuso con la previsione marxiana di una crisi finale del capitalismo che poggiava su basi completamente diverse. Ecco, io non parlo di Marx, anche lui aveva una teoria del ciclo molto interessante basata sulle fluttuazioni della distribuzione del reddito e dell'esercito industriale di riserva, come lo chiamava lui, cioè dell'occupazione e della disoccupazione, che ha dato luogo a delle teorie del ciclo pure molto interessanti, utilizzando il ciclo preda-predatore di Volterra, state sviluppate da Goodwin in particolare. Comunque, per concludere, le crisi sono opportunità o calamità? Come è chiaro, io propendo per considerarle calamità. Secondo la teoria di Schumpeter, ripresa in forme parzialmente diverse dalla più recente teoria dell'austerità espansiva, le crisi sono non solo una fase inevitabile del ciclo economico, ma anche una fase necessaria per lo sviluppo economico. Infatti, il fallimento delle imprese meno efficienti, che si verifica nella fase di crisi, è necessario per liberare le risorse utilizzate dalle imprese che investono per introdurre innovazioni e concretizzare in tal modo il progresso tecnico. Le crisi sarebbero dunque un'opportunità che aiuta il sistema economico a liberarsi delle scorie, delle imprese meno efficienti e a progredire. Questa tesi, come dicevo, è corretta se e solo se è corretta l'impostazione marginalista, nella quale rientra la teoria schumpeteriana. Infatti, solo in questo caso il sistema economico tende automaticamente al pieno utilizzo delle risorse disponibili, di modo che gli imprenditori quel che gli imprenditori investono deve essere necessariamente sottratto a qualcun altro. In una condizione normale, quale la conosciamo noi, questo non è vero. Questo è un presupposto errato e in assenza del quale i sacrifici imposti dalle crisi sono inutili se non controproducenti. Sono controproducenti perché sia le crisi keynesiane sia quelle finanziarie caratterizzate da Minsky sono scostamenti verso il basso dai livelli di pieno utilizzo delle risorse verso i quali il sistema non tende automaticamente. Si tratta quindi di una perdita secca di produzione e di occupazione. Ma non solo questo. La presenza di legami tra livelli e tassi di crescita della produzione da un lato e progresso tecnico dall'altro lato sono cose molto studiate dagli economisti, economie statiche, dinamiche di scala, learning by doing, ci sono vari aspetti di questo tipo, fanno sì che le crisi comportino anche una perdita di progresso tecnico, che non viene recuperato nel tempo e in questo modo spostano il sistema economico su sentieri di crescita inferiori a quanto sarebbe avvenuto in assenza delle crisi. Cioè sono un danno perpetuo. Pure la coesione sociale può essere messa a dura prova da livelli elevati di disoccupazione, da perdite di reddito, dalla stessa incertezza relativa alla sicurezza del posto di lavoro e del reddito. Vi è stata una lunga discussione, in particolare nel XVIII secolo, tra quanti sostenevano che povertà e miseria stimolano reazioni attive, fonti di miglioramento anche nell'economia nel suo complesso, e quanti sostenevano invece che sia le capacità lavorative sia l'ingegno sono influenzati negativamente da condizioni di miseria e di insicurezza economica. Con Adam Smith questa seconda posizione ha prevalso, confermata da vari lavori empirici nei decenni successivi, nei secoli successivi. Inoltre, la diffusione dell'istruzione, sempre più importante per lo sviluppo economico e civile, è correlata ai livelli di reddito e di occupazione. Anche di fronte al gravissimo problema ambientale, a meno di non seguire il sentiero della decrescita, che difficilmente potrebbe essere felice, o di non voler giungere a una situazione di collasso dell'ecosistema, la via dello sviluppo sostenibile richiede cambiamenti tecnologici, investimenti in infrastrutture, regolamentazioni delle tecniche di produzione, che oltre a richiedere l'azione di propulsione e indirizzo da parte dello Stato, hanno un costo e sono quindi più facilmente realizzabili in una situazione di buon andamento dell'economia. Nel complesso si può quindi dire che le crisi economiche costituiscono non un'opportunità, ma un bel guaio per le nostre società. Il contrario può essere sostenuto solo sulla base di teorie economiche errate nelle loro fondamenta. Le scelte di politica economica adottate sulla base di tali teorie hanno di fatto comportato problemi gravi e crescenti. Un rinnovamento culturale nel dibattito di teoria economica è necessario per far fronte alle gravi sfide che si profilano all'orizzonte. Grazie.
Grazie professor Roncaglia per questa illuminante relazione di natura teorica, apparentemente teorica, che porta però a delle conclusioni evidenti di politica economica, ma anche di politica tout court. Adesso prende la parola il professore Ian Krieger, professore alla Levy Economics Institute a Bard College negli Stati Uniti, socio liceo e grande amico dell'Italia da decenni, forse parecchi decenni. Stavo per dire, Alberto, ci conosciamo da 50 anni. 50 anni, ecco, siamo amici da 50 anni, però abbiamo ancora un aspetto giovanile, dai. Ma professor Krieger. Un momento, si è fermato. 50 anni, Sandro. Grazie, adesso funziona. Grazie Alberto, come ricordato sono onorato di partecipare a un panel con amici tutti e due, quasi 50 anni che conosciamo, Sandro un po' meno. Ma... No, 51. Dal 71. Evidentemente impegnolo. Okay. No, io voglio prendere la cosa un po' più semplice, perché il tempo è abbastanza breve e ho delle cose molto complicate da spiegare, allora devo fare in modo molto, molto semplice. Se vogliamo parlare della crisi Venture, che non so se qualcuno ti ha un compito di parlare del futuro in questa situazione, io avrei rifiutato perché questa è un'impossibilità. Altrimenti dobbiamo avere un contesto per classificare le possibilità, per dire che sono le possibilità. Io evidentemente sì, prendo quella di Minsky che ha già parlato a Sandro, ma identifico con due punti principali. Prima, le crisi sono endogeno o esogeno. Per Minsky sono tutto endogeno. E questo dà la possibilità di dire che possiamo valutare le possibilità di una crisi futura. Se sono esogeno, allora lasciamo perdere perché arrivano dal cielo e non possiamo fare niente. Secondo punto, per Minsky tutte le crisi vengono dalla creazione di un'economia, diciamo economia del debito. Tutto l'investimento, tutta produzione è finanziato dal debito. E sono crisi del debito. Lui riprende la teoria di Irving Fisher della deflazione del debito come principale delle crisi. Tutte le crisi che abbiamo avuto, in un senso o un altro, sono state crisi del debito. Queste crisi del debito sono create di che cosa? Ma abbiamo un aforismo molto semplice, diciamo nella finanza che cosa facciamo? Compriamo le cose che non vogliamo per vendere le cose che non ce l'abbiamo. Questo è proprio l'opposto che facciamo nell'economia tradizionale. E questo vuol dire che tutte le posizioni che sono finanziate nelle aspettative di un cambiamento del prezzo. Io ho comprato qualcosa che non voglio perché? Perché ho l'intenzione di venderlo a un prezzo più alto. Altrimenti, se ho venduto cose che non ce ne ho, ho l'aspettativa che posso comprare questo a un prezzo che è più basso. Che succede in questo sistema? Se i prezzi sono che confermano le aspettative, che faccio? Io rafforzo la mia posizione. Diciamo, se ho comprato qualche cosa e il prezzo va in alto, compro di più. E viceversa, che vuol dire che i prezzi vanno nella senso opposto di quello tradizionale. E siamo sempre lì. La crisi che cos'è? La crisi è come i prezzi non si confermano le aspettative e adesso non siamo più in condizione di ripagare il debito che abbiamo utilizzato. Tutte le posizioni sono posizioni del debito. E allora, questo, come questo è la mia
semplice spiegazione di tutte le crisi, e questo dà un quadro nel quale possiamo valutare crisi nel futuro. Adesso facciamo un salto, e questo salto va verso un tipo di reazione ai controlli del governo. Romano Prodi ha già parlato dalla sfida che certi di queste tecnologie create fanno, come fanno rendere difficile l'attività del governo. Io prendo da un altro lato, e questo altro lato è la creazione del cryptocurrency, il lato del digitale. Una delle cose del digitale è dire: vogliamo creare le cose DAO, che è un DAO. DAO è un Decentralized Autonomous Organization. Diciamo, andiamo verso un sostituto dei governi attraverso questi cosiddetti sistemi di disorganizzazione fatto dai gruppi che decidono da solo. Chi ha memoria ricordi che abbiamo parlato nel passato delle imprese autogestite. Queste imprese autogestite, adesso parliamo della moneta autogestita. Questo è il cryptocurrency. È l'autogestione del governo. Fa una sfida al governo, perché dice: non vogliamo che il governo mi dice che posso vendere, che posso dire sull'internet. Adesso fa parte di un gruppo, il gruppo decide da solo. E questo dobbiamo prendere questo come concetto di questa sfida dei digital currencies, del cryptocurrencies. Adesso, loro dicono anche sono più efficienti del governo centrale, ma ci sono sistemi che sono più efficienti e che evitano le crisi, si creano sistemi basati sul digital money. E la cosa che voglio confrontare adesso è in che modo questa affermazione sia giusta. Se andiamo sul Bitcoin abbiamo la possibilità di evitare le crisi, come dicono quelli che sostengono i vantaggi di questo sistema, oppure loro creano il deflazione del debito normale nel sistema. E da lì che vogliamo arrivare. Per iniziare, vado... questo, diciamo, questo nella presentazione, adesso non passo tutte le cose, si fa distribuire, e ci sono dentro la documentazione di questo approccio che sta parlando. L'altra parte è che voglio fare un accenno subito alla creazione di questo cosiddetto moneta digitale o moneta di cripto. Perché questo non è qualche cosa che è stato inventato da Bitcoin o dal famoso Satoshi Nakamoto nel 2009. Il primo approccio a questo era fatto da un studente giovane, un graduate student, un studente della fisica alla Columbia University, lavorando su i quantum theory, che ha proposto il primo quantum money negli anni 60. E allora, non so se sono dei soci della compagnia della fisica che sta dentro, che voglio fare attirare loro per dire anche c'è questo compartimento che è basato sul concetto della fisica. Io, diciamo, sono stato molto affezionato alla fine di questo sistema, non prendo tempo per farli spiegare, ma è una cosa abbastanza geniale. È fatto un certo Stephen Weisner, e si chiama come si dice qua, Money is it physically impossible to counterfeit? E questo, lui ha creato un sistema dove, attraverso il non locality, nella superposizione dei photon, la possibilità di creare una moneta che era impossibile da fare falsificare. Poi ci sono altri, e passo avanti a tutti questi altri che precedono quello di Bitcoin, per arrivare subito a
questa cosa del Bitcoin. Adesso, per non entrare nella discussione sui particolari di creazione del Bitcoin, vado direttamente da una cosa che è più conosciuta degli economisti e altri, e questo è il processo della creazione della moneta, o mettiamo in termini inglesi, del money supply. Facciamo la domanda: da dove viene la moneta? La moneta normalmente, se prendiamo quello di Schumpeter o altro, che dice le banche creano la moneta da niente, diciamo creano attraverso un'operazione di bilancio creando un debito contro un credito, qua nel sistema di Bitcoin è un po' diverso. È un po' diverso perché? Perché hanno bisogno di questo sistema di decentralizzata verificazione dei scambi. E questo è fatto non attraverso le banche, perché loro vogliono eliminare il sistema bancario, e creano questo sistema di verificazione attraverso i minatori, i cosiddetti miners. E i miners che cosa fanno? Loro sono quelli che fanno la validazione di una transazione sul famoso blockchain. Ok? E se si fa la domanda, loro in che modo fanno la verificazione di una transazione? Si deve dire, ma per verificare una transazione si deve avere un bitcoin. Da dove viene il bitcoin? Posso farlo io? No. Nel sistema di bitcoin tutti sono creati da i miners. I miners iniziano creando da niente il sistema di bitcoin, attraverso un sistema che si chiama il Coinbase, o il premio che è dato da proof of work di tutti questi miners. E allora i miners fanno la creazione di monete che va sul conto loro. All'inizio del sistema, se si va dentro il blockchain, si può vedere i primi 90.000 transazioni di block, e su questi sono quasi tutti creazione di monete che va nel conto dei miners. Questo è un sistema dove questi signori che fanno la valutazione attraverso questo proof of work hanno possesso di tutta la moneta Bitcoin che è in esistenza. Come è creato questo sistema? Nel protocollo si dice il Coinbase all'inizio è una certa quantità, era 50 Bitcoin. All'inizio, ogni 4 anni si dimezza questo premio finché si arriva a, non mi ricordo più, fra credo 8 anni, questo è arrivato a zero. A tal momento che succede? Succede che non crea più dei bitcoin, non ci sono più bitcoin in esistenza sulla possibilità di aumentare. Questo è un sistema che diciamo il sistema con la quantità di monete è fissa. E si fa la domanda, ma questi minieri di che vivono dopo se non hanno la possibilità di avere questo premio? Ma a tal momento si dice si crea un sistema dove si paga ai minatori per verificare, si fa un sistema di fees. E questi fees sono pagati in che cosa? Sono pagati in Bitcoin. E allora ti prende un attimo per pensare, se tutti questi 21 milioni di bitcoin in esistenza iniziano con i miners, facciamo che i miners li utilizzino tutto per comprare roba, e alla fine tutto il mondo prova a fare transazioni con i bitcoin e devono pagare un fee in bitcoin, alla fine che succede? Alla fine che tutti questi bitcoin ritornano ai miners. E allora questo prima, la prova, che questa cosa bitcoin non può essere utilizzato come mezzo di transazione. Impossibile. Perché sì, si deve pagare in bitcoin per fare una transazione, alla fine spariscono tutti i bitcoin, tornano tutti ai minatori. Che succede? Ma se si va a guardare adesso, ci sono molte delle cifre, ma la cosa che si vede è che più o meno adesso questi bitcoin sono tenuti come riserve di valore.
riserve di valore, che vuol dire che la gente tengono i bitcoin semplicemente per approfittare dell'aumento dei prezzi. Questo è un problema o no? Secondo me sì, perché prima, se facciamo il calcolo, diciamo, dei conti del minatore, il minatore ha costi di pagare i servizi di fare il controllo del blockchain. Deve comprare l'elettricità, deve pagare i computatori, hanno tutti i costi in dollari. Le entrate sono tutte entrate in bitcoin. E allora lui ha un problema di matching del debito e credito. I minatori alla fine probabilmente devono fare qualche cosa, se no spariscono. E questa è la parte, diciamo, quando vado a fare conferenza con questi di bitcoin che mi chiedono, dico, io posso dirti che i bitcoin spariscono alla fine, non possono sopravvivere. Perché? Perché i minatori non possono sopravvivere. Se no, che cosa fanno? Hanno adesso deciso, questi minatori, di dire che vogliamo emettere azioni nel mercato di dollari. Noi prendiamo dollari per finanziare la nostra attività. Adesso abbiamo un'interazione fra bitcoin e dollari. Si guarda l'altra espansione del sistema di cripto, questo è la creazione del cosiddetto stablecoin. Che cos'è un stablecoin? Un stablecoin è un coin che ha un prezzo fisso in dollari. Sì, si ha in mente il Money Market Mutual Fund, è la stessa cosa, con la differenza che questi sono stable coins con le riserve fatte di cripto, non sono fatte di dollari. E in più adesso è il bitcoin che è la cosa che è più favorita per fare delle riserve di queste stable coins. Queste stable coins sono la base di tutti, diciamo, i sistemi di scambio dentro questo sistema. E allora che succede? Stiamo creando un piramide, proprio come il piramide che abbiamo nel sistema normale, alla base, invece di avere alla base le riserve nella banca centrale, abbiamo le riserve di bitcoin. Bitcoin che devono sparire alla fine. E allora questo, come dico, se vogliamo fare previsioni delle crisi future, eventualmente questo sistema che sta crescendo velocemente, diciamo, questo piramide viene sempre più grande, con sotto semplicemente queste 21.000 bitcoin che stanno lì e alla fine arriveranno a mano di tutti i minatori, devono crollare. O alla fine i minatori sono in controllo del sistema nel stesso modo che la gente hanno paura che il governo viene per prendere i loro soldi. E allora questo che mi ha detto è un modo molto semplice per vedere i rischi di questo sistema e di avere queste interazioni che sono nel sistema. Ci sono calcoli che dicono la gente che comprano questi bitcoin comprano con che cosa? Con carta di debito, nella banca normale. Qualche cosa come 25-30% degli acquisti di bitcoin sono stati creati attraverso debiti nel carto di credito nella banca normale, nella banca tradizionale. E allora, man mano che passa il tempo, tutte queste cose vanno intrecciate fra di loro e se non facciamo qualche cosa subito per fermare questa cosa o almeno dare qualche regolamentazione del stesso tipo, questo secondo me da lì viene qualche cosa che possiamo dire crisi, non so che cosa possiamo parlare, ma questo è un problema che sta per arrivare e per il momento siamo molto indietro per fare un controllo per questo tipo di cose. Grazie. Grazie a Jan per questa presentazione su un tema veramente delicato, complicato, è completamente oscuro, non la sua presentazione,
certamente a me e alla maggior parte probabilmente dell'opinione pubblica. Chiarimenti molto importanti ci hai dato ed è altresì importante che economisti teorici con la capacità caratterizzante te o persone come te studino questi problemi per non lasciarli nelle mani di quelli che sono alla fine dei mercanti di tipologie piuttosto strane. Adesso avremo il professor Patrizio Bianchi, che essendo un carissimo amico anche lui, ed essendo soprattutto un grande amico dei Lincei, e di questo gli sono profondamente grato e credo di interpretare i sentimenti di tutti i soci Lincei, ma soprattutto del presidente Antonelli, perché Patrizio Bianchi, da quando è ministro, ma anche prima, ha sempre dimostrato una grande stima verso la nostra istituzione e appena ha potuto è sempre venuto come relatore alle nostre riunioni. Quindi grazie Patrizio e a te la parola. Grazie, grazie tantissimo. Grazie al Presidente, grazie Alberto e grazie a tutti voi e scusatemi questa incursione, questo spostamento. Il mestiere che sto facendo adesso ogni tanto mi costringe con un calendario un po' complicato. Io devo parlare la crisi e le crisi facendo riferimento al settore formativo. Io credo che sia opportuno avere chiamato la crisi e le crisi. Mi alzo in piedi perché altrimenti non mi vedete tutti. La crisi e le crisi per un motivo molto semplice, perché certamente è chiaro che quando parliamo di crisi parliamo del paese nel suo insieme, parliamo dei paesi nel loro insieme. Ed è chiaro che studiare le crisi vuol dire studiare i punti di frattura all'interno dei sistemi sociali e individuarne anche le opportunità poi di ripresa. Il più delle volte però per cogliere le opportunità di ripresa occorre una unità di intenti, una intelligenza collettiva, una capacità di convergenza sulle soluzioni, che in realtà il più delle volte non c'è, perché uno dei portati della crisi è proprio la dispersione, la frammentazione del sistema sociale. E quindi anche il più delle volte la tendenza a realizzare dei comportamenti che sono più dati per difendere le posizioni preesistenti, per testimoniare semplicemente una presenza sulla scena che non per una ricerca collettiva di soluzioni. Questo implica una riflessione ulteriore, permettetemela prima di entrare in corpore vili, povera scuola, descritta come corpore vili, che è questa, la differenza fra crisi ed emergenza. Noi possiamo raffigurare la crisi come sostanzialmente un processo non solo evolutivo, ma anche di degrado di un sistema sociale, che possiamo raffigurare come voi mi conoscete, come avrebbe raffigurato Smith probabilmente, come un insieme di corpi contrapposti che nella loro dinamica determinano lo sviluppo del sistema. Per un qualche motivo, anch'io credo, essenzialmente endogeno, questo sistema degrada o perché cambiano i pesi o perché naturalmente uno dei corpi viene meno, oppure può esserci anche un effetto esterno, ma l'effetto esterno è semplicemente uno shock che rimette in discussione i pesi e i rapporti fra i soggetti. Questo porta ad un degrado e quindi la crisi è un processo lungo che probabilmente noi attenti ad una singola parte non cogliamo nelle sue dinamiche e avvertiamo a volte come improvvisa, come inedita, come non predisposta. La crisi si presenta quindi come un collasso di questo sistema e si presenta sotto forma di emergenza. Ci troviamo allora nel paradosso di dover affrontare un'emergenza, però con la struttura istituzionale e con le regole della fase precedente. Ma dato che la crisi porta questa frammentazione, anche i rapporti istituzionali, le regole della fase precedente, le regole di riconoscimento sociale vengono meno.
E allora il più delle volte si affronta l'emergenza con misure straordinarie. Crei delle condizioni straordinarie o affronti condizioni straordinarie con regole straordinarie, per cui generalmente l'uscita dalla crisi ha un altro problema, come ricreiamo istituzioni e rapporti istituzionali in grado di tornare non alla normalità preesistente, ma da disegnare una nuova normalità. Che vuol dire che durante la crisi, nel momento in cui tu hai il massimo di fragilità delle istituzioni, tu devi essere in grado di riformare le istituzioni. Molte volte viene chiesto un consenso a soggetti che a loro volta sono parte della crisi e diventano non supporter della riforma, ma ostativi della riforma, perché hanno bisogno essi stessi di dimostrare la loro esistenza. Scusate questo discorso che appare fumoso, ma leggetelo nelle dinamiche quotidiane e anche nel sangue versato quotidianamente da parte di coloro che devono fare riforme in un momento di emergenza, ricercando dei consensi che a volte non ci sono, perché proprio sono venute meno anche le funzioni di tutto coloro che dovevano rappresentare il sistema collettivo. Provo a mettere questo discorso all'interno della scuola. Vedete, la scuola ha molte crisi, crisi specifiche, gli insegnanti, come si affronta la pandemia, l'arrivo dei bambini ucraini. Per inciso, sono 21.000 i bambini ucraini che abbiamo accolto nelle nostre scuole. 21.000. Crisi specifiche che di volta in volta si rappresentano come rappresentative della crisi della scuola. Ma la scuola ha una crisi per un motivo molto semplice, che non c'è una crisi specifica della scuola. La scuola è lo specchio della società. E quindi nella scuola voi vedete raffigurate a specchio quelli che sono i grandi temi che noi dovremmo riuscire a cogliere nelle dinamiche sociali. E la prima di tutte è quello che la scuola è un soggetto di lungo periodo, è un'istituzione di lungo periodo, che ha cicli lunghi, che ha tempi di trasformazione lenti, che funziona laddove noi possiamo supporre che la struttura sociale è e deve rimanere stabile. Nel momento in cui noi abbiamo una trasformazione sociale, una trasformazione tecnica scientifica, una trasformazione produttiva, la scuola rischia di essere all'inseguimento, sempre all'inseguimento. E questo tanto più nei momenti in cui la trasformazione sociale è essa stessa oggetto di una crisi, cioè oggetto di una trasformazione. Ma ve lo spiego meglio tornando indietro. C'era una volta, nel 1923 c'era una volta Giovanni Gentile. Giovanni Gentile prese la legge fatta nel 1859 da Gabrio Casati e ridisegnò la scuola italiana. Non lo fece con una legge, sono in realtà 10 leggi che nel loro insieme descrivono la legge di riforma. La riforma Gentile aveva un'impostazione molto chiara: la scuola deve formare gli italiani. Deve formare tutti coloro che stanno e devono stare nella società italiana. E lo fa avendo una impalcatura che è chiarissima. La scuola è l'elemento preparatorio ma stabilizzante della società. La scuola di Gentile, di cui noi stessi non siamo indenni, è una scuola che aveva una scelta molto chiara. Vi è un percorso chiaro per le classi dirigenti, umanistico, selettivo, selezionato, che ha il percorso ginnasio, liceo, università. Fin dalla scuola media c'è una distinzione chiara, che è fra scuola media e avviamento professionale. Sull'avviamento professionale c'è un percorso visibilmente verso il lavoro e verso comunque un'organizzazione di classi subalterne. Non ci sono ponti fra le parti. A questa impostazione che lui erede da Casati, dove chiaramente il liceo era statale, le scuole primarie erano comunali, poi progressivamente allargate, Coppino lo spostò progressivamente. Le scuole tecniche erano sostanzialmente affidate
o alle neonate province, oppure anche alla carità pubblica, Giovanni Gentile riempie questo spazio e organizza i diversi livelli. Quindi c'è un liceo scientifico, copiato dal tedesco Real Gymnasium, che prepara le classi dirigenti scientifico e tecniche, che però sono già un gradino sotto. Tant'è vero che non potevi partecipare, non potevi andare in tutte le facoltà, ma solo quelle considerate tecniche scientifiche, che nella logica ovviamente di Giovanni Gentile era già un gradino sotto. C'era un liceo femminile che poi scomparve, c'era la scuola per maestre d'asilo, 4 anni, c'erano le scuole tecniche, c'erano le scuole professionali. Quindi una struttura della scuola fatta sostanzialmente a scale, che però era raffigurazione e proiezione nel tempo della struttura sociale. Questo organismo passa la guerra, entra nella Repubblica. Il primo atto di cambiamento di questa riforma è nel 1962, la legge di Fiorentino Sullo sulla media unificata, che toglie la scuola di formazione professionale, l'avviamento professionale, e fa la media unificata. E poi progressivamente si muove per democraticizzare gli accessi ai diversi livelli, senza tuttavia modificare questa struttura di scuola a scale. La struttura di gestione della scuola era una struttura di gestione totalmente verticalizzata, era la raffigurazione dello Stato. Il ministro degli interni aveva il prefetto, il ministro della scuola aveva il provveditore. La struttura è una struttura di comando, di netto comando, in cui il ministro mandava circolari col quale dettava i programmi che dovevano essere seguiti. Il cambiamento vero avviene nel 97, dove il governo Prodi introduce un elemento che ha mutato effettivamente l'impalcatura del sistema, che è quello dell'autonomia. L'intervento del 97 sulle autonomie gira il sistema scolastico e mette al centro della scuola la singola istituzione scolastica, però con un passaggio non irrilevante. L'autonomia implica responsabilità, implica formazione alla responsabilità, implica un rapporto diverso con il sistema. Un sistema verticalizzato, gerarchizzato, si può presentare come un sistema nazionale, dove sostanzialmente l'omogeneizzazione del sistema nazionale è fatto con azione di forza, imponendo a tutti le stesse cose. Un sistema autonomo che parte dal basso ha in sé il rischio di aprire le differenze all'interno del sistema nazionale e quindi ha il rischio di, da una parte, dare più capacità dinamica al sistema, perché coloro che sono in grado di gestire l'autonomia sono in grado di sviluppare innovazione, capacità, relazione col territorio, e questo apre la divergenza rispetto a quelle scuole o anche a quelle parti del territorio che non esprimono la stessa dinamicità. Faccio notare che questa cosa avviene, tra l'altro, in un momento straordinario di riforma del sistema italiano, quando c'è la riforma delle stesse regioni, e quindi enfatizza le autonomie regionali, enfatizza l'autonomia delle università, enfatizza l'autonomia degli enti locali. Qual è dunque l'organizzazione dello Stato in una Repubblica delle autonomie? Se questo tema, che è un tema che, come vedete, parte dalla scuola, ma non è della scuola, del paese intero, non viene chiarito, noi abbiamo sempre e costantemente il rischio, e nella scuola si tocca con mano, di paesi a più velocità, di parti del paese in cui l'autonomia della scuola, perché sta dentro ad una storia, una tradizione di autonomia territoriale, è in grado di esprimere innovazione, capacità, capacità anche di accoglienza delle trasformazioni sociali, e parti del paese che invece non solo non sono capaci di cogliere tutte le opportunità esistenti, ma vivono questo come crisi, cioè come dispersione e incapacità di essere parte del sistema. Come cambia la struttura del Ministero dell'Istruzione dopo l'autonomia?
In realtà non cambia. Non abbiamo fatto abbastanza per trasformare l'idea che un ministero nella società del ministero, o il governo se volete, nella società dell'autonomia è un soggetto che non comanda, ma indirizza, genera condizioni, genera opportunità. È un'organizzazione strutturalmente diversa dallo Stato. Guardate che la vecchia struttura che ogni tanto ci viene richiesta aveva degli elementi, non voglio dire di comodo, comunque di vantaggio. Era deresponsabilizzata. Il professore domandava al preside, il preside domandava al provveditore, che domandava poi al ministro. Quante volte ancora oggi, Alberto lo sa bene, gli stessi rappresentanti dei presidi domandano dateci delle circolari chiare, che non vogliamo responsabilità. Allora tutto questo ci porta inevitabilmente alla fase attuale. Certo, 2 anni di Covid sono stati una crisi, ma non una crisi perché il Covid ha portato la crisi. Il Covid ha accelerato l'evidenza di quelli che sono oggi i problemi importanti della scuola, meglio dire anche del nostro Paese. Vi è un problema di dirigenza. La prima crisi che voglio segnalare è quella dei dirigenti. I presidi non si chiamano più presidi, ma si chiamano dirigenti. Il dirigente, per definizione, è un dirigente che deve assumere delle responsabilità, compresa anche responsabilità proprie dell'autonomia. Vi ricordo che però noi abbiamo delle scuole autonome dove le strutture fisiche sono di proprietà dei comuni e delle province. Cioè la scuola è, le scuole tecniche e professionali sono delle province, con tutto quello che questo oggi vuol dire. Tutte le altre, compresi i licei classici, sono dei comuni. Le scuole non dispongono del personale, che è a carico dello Stato e che viene assunto con le regole dello Stato. Non fanno parte di una programmazione autonoma che deve essere attribuita alle regioni, che fa parte dell'autonomia delle regioni, e hanno anche, tutto sommato, una finanza soltanto differita perché non hanno capacità di imporre una tassazione propria. È chiaro che a questo punto diventa fondamentale una riflessione più generale. Che cosa vuol dire autonomia scolastica? Come facciamo a rafforzare l'autonomia scolastica? Noi con le azioni che stiamo facendo oggi, con le riforme che stiamo facendo oggi, stiamo facendo il massimo per attribuire, rafforzare l'autonomia scolastica, però nell'impalcatura complessiva di cui disponiamo. Però è chiaro che l'impalcatura riguarda il funzionamento del Paese nel suo insieme. Secondo, gli insegnanti. No, scusate, secondo, l'organizzazione complessiva della scuola. Oggi una scuola superiore mediamente ha 1.500-2.000 studenti, ha 200 persone di personale, fra docenti e personale tecnico-amministrativo. Lo sforzo che stiamo facendo è costruire quella parte di middle management che corrisponde alla capacità di gestire una struttura complessa. Non c'è nessuna impresa che ha quella dimensione lì che non abbia una struttura fra colui che gestisce e gli utenti o anche il personale che non sia gestibile con responsabilità differenziate. La costruzione del middle management, 2 minuti mi mancano, middle management, la costruzione cioè di una complessità che vuol dire però anche retribuire in maniera differenziata le persone. Vi è il problema degli insegnanti. I nostri insegnanti sono stati formati in maniera disciplinare sulle specifiche materie, in particolare parlo delle scuole superiori. Ma oggi non viene chiesto di questo. Noi abbiamo delle classi che sono oggi composte da studenti che vengono da storie differenti, vengono da esperienze differenti. Un esempio che io ricordo sempre, che mi ha ricordato Alberto, è quello di questa classe di Reggio Emilia, dove più della metà degli studenti ormai vengono da storie di immigrazione. La formazione diventa fondamentale, soprattutto su quelle che si chiamano le competenze non cognitive, cioè dobbiamo ampliare, ma questo vuol dire agire con l'università, noi stiamo tentando di lavorare con l'università su questo, ma questo diventa fondamentale. Così come, e volgo alla fine,
le richieste che ci vengono rivolte diventano complesse. Pensate, come dicevo prima, l'inserimento dei ragazzi ucraini. I ragazzi ucraini non parlano la nostra lingua, quindi pensate la gamma di competenze che deve avere un insegnante. La riforma che stiamo facendo del reclutamento investe massicciamente 2 miliardi sulla formazione, formazione digitale. Pensate quando uno dice digitale. Pensate cosa vuol dire educare i bambini e i ragazzi a non essere schiavi del digitale. Pensate il livello di formazione umanistica che occorre per gestire il livello scientifico o tecnico che oggi ci propone il digitale. Una riforma che richiede più formazione umana ai nostri docenti. E questo però porta dietro necessariamente una riflessione sui salari, perché sono ovviamente non adeguati a quello che oggi viene chiesto, e lo dico con grande tranquillità d'animo. Ma la riflessione fondamentale che io vi propongo alla fine è che se vi è una crisi della scuola italiana è perché ha bisogno di una società italiana che ritrovi un percorso e ritrovi degli obiettivi comuni. Non sei più Giovanni Gentile che può immaginare di organizzare una scuola per i prossimi 100 anni. Il cambiamento è talmente rapido nella struttura sociale, nell'organizzazione, nella tecnoscienza, nei fabbisogni delle imprese, che noi dovremmo riuscire, lo stiamo facendo, ad avere una scuola talmente solida da permettere ai nostri ragazzi di crescere senza paura del futuro, ma anche talmente solida da permettere a loro poi di recuperare le competenze specifiche per affrontare il mondo che c'è in un tempo adeguato e continuo. Una volta la scuola andava dai 5 ai 14 anni, il 94% dei nostri ragazzi cominciano a 3 anni, noi stiamo investendo perché cominci anche prima, però la polemica che c'è stata sulle scuole, sui nidi nel sud ve la spiega. Non dimenticate, questo è un indice di diversità del paese, se a Reggio Emilia, dico sempre Reggio Emilia facendo riferimento al professor Melloni che è un meglio di riferimento, il 45% dei nati era certo di avere un posto in un asilo nido, a Messina è il 3%. Misura della diversità che c'è ancora all'interno del nostro paese. Allora tutto questo, ed era questa la conclusione, la scuola sta facendo, come voi vedete, ha dimostrato anche durante la crisi di saper rispondere. Gli anni della pandemia hanno messo durissima prova a tutti noi, ma abbiamo dimostrato di saper rispondere, tutto sommato dando delle risposte, consci dei problemi che si creavano. Abbiamo voluto ritornare a scuola, dal 1° settembre siamo tornati a scuola tutti, perché la scuola è vivere insieme. 20.000 ucraini li abbiamo inseriti facendo i salti mortali, stiamo preparando la riapertura di settembre, però la crisi della scuola si basa sulla capacità di ritrovare un paese che sia conscio di che cos'è la scuola per noi tutti, che come tale sappia anche investire in maniera adeguata, ma soprattutto sappia investire in termini morali sull'idea che la scuola è un elemento fondante oggi di inclusione e devo dire anche di fortissima apertura verso tutti i temi che noi chiamiamo genericamente pace. Grazie.